Sono qui come appunto albero di Olga e come diciamo persona che abita a 3 chilometri dal personaggio di cui vi sto per parlare, che è appunto il nostro diciamo pulcinella, la nostra variante locale della zona delle Fratte, e quindi Ausonia, Selvacapa e insomma zone limitrofe. Allora, è una tradizione abbastanza ancora molto intermittente, di cui le persone non hanno ancora preso grande consapevolezza, nonostante lo sforzo, insomma, di portarli anche qui, insomma, oggi in questo contesto. Allora, questo personaggio è il protagonista di una zezza del tutto locale, che si chiama Pagliaccio. Questo pagliaccio, nonostante sia in una zona a 35 km dal livello del mare, ha il suo cappello, mi ripassi il termine, il cappello lungo, quindi a punta, ed è un cappello insomma abbastanza addobbato, insomma abbastanza anziano, in cui con un abito insomma bianco, quindi mantiene il suo abito bianco, non ha maschera in questo caso, ma diciamo, secondo loro, un ridicolo intreccio di nastro rosa intorno diciamo, alla parte centrale del corpo, intorno al petto. E ha una cosa in particolare, un cordone, una fune legata diciamo, su se stessa a cilindro, che è la sua arma fondamentalmente, e con questa arma diciamo, lui minaccia un po' tutti quelli che sono diciamo, sia gli altri coprotagonisti e partecipanti, insomma, le altre figure di questa zezza, che le persone che sono lì intorno. La cosa, perché chi è lui? Pagliaccio, questo personaggio, rappresenta il conservatore. Pagliaccio perché è così conservatore, così rigido, che diventa ridicolo. È anche il sindaco del paese, è il marito di Zezza e quindi il padre di Scusa, Vicenzetta, che non vuole. puoi dire le fratte che zona è attuale? Ausonia. Che Sì, nome vi dite? Ausonia e Selvacapa, se non. Quindi Coreno, Selvacapa, insomma siamo praticamente a 15 km dal mare, quindi è la zona più ad ovest del Cassinale, se vogliamo. Stavo dicendo, non mi ero Era perso. il sindaco. Allora, è anche il sindaco, quindi è l'elemento conservatore di questa, diciamo, di questa zezza. Ed è colui che schernisce continuamente il Don Nicola, che invece colui che invece si vuole riscattare attraverso la cultura, e che invece, a differenza sua, va in giro con questo testo, con questo libro. Più è grande il libro, più il pubblico è preoccupato, insomma, le persone che sono lì intorno sono preoccupate di quello che possa accadere. Insomma, a quanto sembra, tra Mazza Mauro e Pagliaccio e Don Nicola, sostanzialmente abbiamo capito come va a finire nelle nostre zone durante il carnevale, no? E la cosa interessante è che diciamo, i primi colpi vengono dati proprio da questo pagliaccio, invece la scena finisce, diciamo, tutta questa scenetta che dura più o meno un quarto d'ora, finisce invece con le mazzate, con le librate, quindi a colpi di cultura di Don Nicola, che poverino viene schernito per tutto il tempo, una frase costante è Don Nicola che dice io sono stato fuori perché sono stato a studiare, come conosciamo in molti nella Zezza, non mi vorrei ripetere in questo. Pagliaccio che gli fa un muttet sotto, cioè gli ripete costantemente questo intercalare, sì, vieni sì, sei stata a studiare con Pali Pimpinielli. Chi conosce la zona sa bene che è una delle zone più, diciamo, dove andavano i pastori, comunque andavano con il loro gregge di capre, di pecore, comunque là rimanevano e nessuno si accorgeva cioè non sapevano, nessuno sapeva più che fine avessero fatto. Quindi sei sparito e basta. Questo è il succo sostanzialmente. La cosa interessante non è tanto il cappello nella nostra tradizione, quanto questo laccio, questa fune, che viene tramandata da pagliaccio a pagliaccio. Quello c'era il pagliaccio, quindi questo pagliaccio non muore. Il pagliaccio è sempre lo stesso personaggio.
Però quando insomma, decide di smettere nel suo ruolo perché ha subito un lutto, perché ha un lutto in famiglia o perché per un motivo o per un altro decide chi sarà il suo successore e quindi solo Gundam in questo anche. momento l'altro è autorizzato a ciò. Una cosa importante è questa per quanto riguarda qual è lo stato, diciamo, attuale di questa. Stavo pensando proprio a quello che diceva la dottoressa prima, che alla sacralità di questo, di tutto ciò. Sì, in realtà c'è, diciamo, una fine, diciamo, una conclusione. Diciamo sacra, è proprio sacralizzare quello che è l'inizio dell'anno, la primavera, tant'è che dopo questa pantomima che dura, come ho detto prima, una quindicina di minuti, segue la canzone dei 12 mesi che viene rappresentata dai bambini. Quindi era per loro fondamentalmente l'inizio dell'anno. Quindi questo pagliaccio sta a rappresentare il momento diciamo dell'inverno che finisce, quindi il conservatore che in qualche modo va ad essere sostituito dai nuovi eventi che possono essere la cultura, come il magico stesso che è questo, appunto questi bambini che arrivano e cantano fanno questi 12 mesi vestiti ovviamente ognuno nel mese che sta rappresentando. Non vorrei, insomma, mi sembra che Sarà sia più bravissima. indigesto. Ce ne sono, diciamo, alcune versioni. Il mio sogno sarebbe quello di ripristinare il carnevale a Urunco. Non è una cosa facilissima, perché ce ne sono anche altre versioni, diciamo, con piccole sfumature, anche su tutti i monti Aurunci, compreso la zona di Sessa, che proprio perché abbiamo una sorta di continuità da un punto di vista proprio Territorio. culturale, cioè territoriale, che per noi sostanzialmente non c'è una suddivisione geografica, nonostante siano oggi provincia di Caserta. Mi fai dimenticare cose importanti, Non sto Claudio. dicendo niente. Sì. Vabbè, non me la ricordo, me la dirò nel prossimo convegno, Ma voi siete circondati, fondamentalmente. voi avete Pontecorvo di qua, Castelforte che è anche una Che bella ha una bella tradizione tradizione di esatto, carri, di carri. fondamentalmente, ma questa allora non è una tradizione altisonante, tant'è che ci sono piccoli gruppi sostanzialmente che lo portano per tutto il carnevale nelle case delle persone. E c'era questa tradizione di andare lì dove, nelle case delle persone che meno si potessero muovere. Oggi diciamo, questa cosa viene fatta in modo più informale. La sera andiamo a fare una pezza, è questo diciamo, l'approccio. Invece in alcuni giorni stabiliti, in genere il fine settimana, durante il periodo di carnevale, viene fatto nella piazza centrale. Non è altisonante, ma ha una sua dignità, insomma, nei secoli, per cui io credo che sia veramente abbia una matrice talmente forte che neanche loro si rendono conto di quali possano essere i confini. Grazie. Grazie a tutti.